Benvenuti ad un altro appuntamento con Progetto Salute e naturalmente do il benvenuto ancora una volta qui in studio con me al dottor Antonio Gurnari, pediatra e allergologo con cui la scorsa puntata abbiamo parlato di allergie respiratorie, ma che in questa puntata affronteremo appunto insieme a lui un altrettanto importante argomento, quello delle allergie e delle intolleranze alimentari. Insomma, dottore, la maggior parte delle persone, si sa, è fortunata, può mangiare una grande varietà di alimenti, insomma, senza avere problemi, però per una percentuale piccola di individui, purtroppo determinati alimenti possono provocare, si sa, dei grandi problemi, dei piccoli problemi che poi possono sfociare anche in cose più o meno gravi. Allora, parlando di distinzioni, se è giusto fare un distinguo, qual è la differenza, quindi entriamo direttamente nell'argomento, tra allergie e intolleranze alimentari? Buonasera innanzitutto, grazie per l'invito. Diciamo, è un argomento, diciamo, che si collega con quello che abbiamo affrontato la volta precedente, anche se il campo delle allergie alimentari è un campo sicuramente più complesso, se possiamo dire, rispetto alle allergie respiratorie. Quando parliamo di allergie alimentari entriamo nel grande, diciamo, capitolo delle reazioni avverse agli alimenti, che non comprendono solo le allergie alimentari, ma comprendono anche le intolleranze, come lei giustamente diceva prima, ma comprendono anche le reazioni tossiche agli alimenti, quindi praticamente le reazioni, non so, le cosiddette tossinfezioni alimentari, che possono essere legate a delle tossine sviluppate da batteri o veri e propri batteri, oppure delle tossine che si creano negli alimenti a seguito di una cattiva non conservazione ideale, e quindi sono dalla denaturazione di alcune proteine con formazione di amine biogene. E quindi queste non sono allergie. Quindi il classico esempio, per esempio, la sindrome cosiddetta sgombroide, quando si mangiano pesci della famiglia dello sgombro, che può simulare una reazione importante, anche quasi arriva quasi allo shock certe volte, può simulare un'allergia. In realtà non è un'allergia quella là, è una tossicosi, Cioè una un'intossicazione tossina è alimentare. responsabile, diciamo. La differenza poi degli altri due capitoli che dicevamo, tra allergie e intolleranze, sta nel meccanismo essenzialmente che determina la reazione. Le allergie, per definizione, sono legate ad una reazione abnorme dell'organismo di tipo immunitario, di tipo immunologico, quindi una reazione abnorme a delle molecole proteiche, sono per lo più delle proteine, che possono essere di origine animale, tipo delle carni, uovo, pesce, oppure di origine vegetale, in alcuni alimenti di tipo vegetale, ma sono sempre delle proteine. Queste creano una reazione immunitaria abnorme e quindi dà la reazione allergica. Le intolleranze invece non sono dovute a una reazione allergica, ma sono dovute a meccanismi diversi, che può essere ad esempio la più tipica: l'intolleranza al lattosio è un meccanismo enzimatico, oppure abbiamo le forme da meccanismi multipli, cioè le cosiddette forme da solfiti, cioè dai conservanti in genere. Questi qui, i meccanismi non sono conosciuti bene, ma sono sempre su un meccanismo di tipo chimico, diciamo, che attivano delle reazioni nell'organismo. Questi conservanti che ci sono, tipo i solfiti, tipo i nitrati, possono determinare queste reazioni, che cosiddette intolleranze. Dal punto di vista clinico possono simulare le allergie. Su alcuni aspetti possono essere sovrapponibili i sintomi, quindi sta qui Quindi mi pare di distinguere. capire che, insomma, l'intolleranza quantomeno è meno grave dell'allergia. Certo, perché come avremo modo di approfondire, l'allergia, la cosa che noi dobbiamo escludere innanzitutto quando abbiamo dei sintomi sospetti, è l'allergia, perché l'allergia può arrivare a dei sintomi lievi. Può andare da sintomi lievi a sintomi gravissimi che mettono in pericolo la vita del paziente, lo shock. Le intolleranze no, le intolleranze non arrivano mai a
possono esserci dei sintomi sicuramente fastidiosi che limitano le normali abitudini alimentari del paziente, ma non arrivano a mettere a rischio la vita del paziente. Possono provocare, potremmo avere in qualche caso dei rash cutanei che magari possono sopraggiungere in qualche caso? Allora, praticamente se noi andiamo su la diapositiva ci illustra bene quali possono essere i sintomi delle allergie e delle intolleranze. Si vede che c'è un overlap, cioè una sovrapposizione delle due forme, però ci sono alcuni sintomi tipo l'orticaria, l'angioedema, lo shock, quelli depongono per l'allergia, cioè noi pensiamo all'allergia in presenza di un sintomo del genere. Quando invece il paziente viene per un disturbo tipo gonfiore addominale, problemi digestivi, è più probabile che sia un'intolleranza, è poco probabile che sia un meccanismo vero. È chiaro che sempre l'iter diagnostico segue un determinato protocollo e deve escludere sempre l'allergia in modo prioritario. Esatto, quindi la cosa principale quindi è escludere l'allergia, che è la cosa più importante, cioè quella che porta a dei sintomi, a delle sintomatiche più gravi. Si diventa allergici ultimamente già in tenera età praticamente, cioè si comincia veramente da bambini in molti casi a avere a che fare con delle intolleranze, addirittura con delle allergie. Come mai? Allora, quando parliamo di allergia alimentare è un argomento che non ha età, interessa i bambini ma interessa anche l'anziano, quindi non è detto che non c'è una preferenza per una determinata età, si può riscontrare, uno può diventare allergico a qualsiasi età. È un argomento che non ha neanche stagionalità, al contrario delle forme respiratorie in cui in una buona parte c'è una stagionalità, qui invece si riscontrano in qualsiasi periodo dell'anno. I meccanismi del perché si diventa allergici non è che siano perfettamente conosciuti, del perché l'organismo a un certo punto ha una reazione abnorme nei confronti di una proteina che nella maggior parte della popolazione è innocua, non dà problemi. Probabilmente alla base ci sono dei meccanismi di predisposizione genetica, quindi si eredita non l'allergia come diciamo, abbiamo avuto modo di dire, ma si eredita la predisposizione a diventare allergici. Quindi in un neonato, parliamo per esempio di un neonato che sta allattando al latte materno, con il latte materno la madre inconsapevolmente mangiando qualcosa che non dovrebbe durante l'allattamento potrebbe trasmettere qualche... Su questo si è molto dibattuto, in realtà non è provato che alimenti assunti dalla madre e che chiaramente le cui poi molecole proteiche passano nel latte, anche se in parte vengono un po' processate, un po' denaturate, però probabilmente non è questo il meccanismo, cioè la madre si dice in ogni caso che debba avere la madre che allatta una dieta libera, non ci deve essere questo discorso, anche perché non c'è di paura di trasmettere un'eventuale allergia col latte materno, non è assolutamente provato, tant'è che per esempio nella stessa l'allergia più frequente alimentare del bambino, l'allergia alle proteine del latte vaccino, eccetto delle situazioni particolari e molto rare, non si dice alla madre di non assumere il latte vaccino, una volta questo si diceva, no, la madre, anche perché probabilmente quelle piccole quantità che passano di proteine del latte vaccino, che passano veicolate dal latte materno, passa dal bambino hanno addirittura un effetto protettivo e non di scatenamento della vita. Quindi non vuol dire che la classica colica che avviene nel neonato sia per forza causata insomma da qualche alimento tra virgolette allergizzante che ha potuto ingerire la madre? No, assolutamente no, questo non è provato, le coliche si è molto discusso sul fatto delle coliche, almeno alcuni tipi di coliche molto importanti, se fossero collegate con l'allergia alle proteine del latte, no, assolutamente. Bene. Allora, quali sono, se ci sono insomma, dei soggetti che sono maggiormente a rischio alle allergie alimentari?
magari inconsapevolmente, se ci sono, se c'è un prototipo di persona che può essere. No, non c'è una categoria ben precisa, non c'è. C'è il solito discorso della familiarità, che se in famiglia ci sono dei soggetti che soffrono allergia alimentare, le probabilità di averne una nel corso della vita diventa maggiore rispetto alla popolazione generale, ma non possiamo classificare un soggetto che sia una, o almeno una categoria, una coorte di soggetti che abbia un rischio maggiore rispetto alla popolazione generale. Allora, quando arriva da lei, insomma, un bambino o qualcuno che magari lei sospetta possa soffrire di intolleranze, quali sono i sintomi che portano all'intolleranza? Stiamo parlando di intolleranze prima. Allora, sì. Abbiamo detto che i sintomi dell'intolleranza in molti casi possono mimare, possono simulare un'allergia. Diciamo che i sintomi che riguardano l'intolleranza sono essenzialmente più a carico dell'apparato gastrointestinale cutaneo. Quindi gonfiore. Esatto, è difficile, quindi sono gonfiori, diciamo questi sintomi che possono inquadrarsi in una difficoltà digestiva, possono esserci rash cutanee che non arrivano a quella, all'orticaria difficile, quindi molto, lievi. Ci può essere, ma è più rara che ci sia l'orticaria vera e propria su base, certo, su base intolleranza alimentare. Invece su base allergica, quando arriva un soggetto insomma allergico anche in condizioni insomma pesanti, ecco. Su base allergica chiaramente uno i sintomi che possono, diciamo, anche sull'allergia più comuni, gli apparati più comunemente interessati vanno dalla cute, quindi abbiamo calderone, sì, dell'orticaria, angioedema, la dermatite, l'eczema, poi abbiamo l'interessamento delle mucose del cavo orofaringeo con la sindrome orale allergica, che è un quadro clinico particolare. Poi e come si sviluppa questa sindrome, per far capire meglio? Sì, magari. Questa la sindrome orale allergica è una sindrome che è legata all'assunzione per lo più di alimenti vegetali. Il più comune è la pesca, il melone per esempio, anche pera, mela, carota certe volte. In genere sono soggetti che soffrono anche di allergia respiratoria, sono dei pollenosici, perché praticamente c'è un allergene contenuto sia nel polline che nel frutto, è comune, è un allergene, una proteina ubiquitaria, che però ha la caratteristica di essere termolabile e gastrolabile, cioè dire non supera la barriera gastrica, quindi questi soggetti hanno i sintomi che può essere bruciore quando mangiano la frutta, palato, edema, gonfiore delle labbra, ma non hanno altri sintomi perché la proteina arrivata a livello gastrico viene inattivata, per cui i sintomi di tipo sistemico mancano, come i sintomi per esempio non ci sono se il frutto viene cotto, perché è termolabile. In questo, certo, caso, quindi soltanto se viene ingerito o comunque si entra a contatto. Cioè, già sanno di essere pollinosici spesso, se non lo sanno quello richiama poi l'attenzione e si fa la diagnosi, certo, diciamo, in questo modo. Poi abbiamo a carico dell'apparato, vedo, gastroenterico. Gastroenterico, quindi praticamente abbiamo detto che nella maggior parte dei casi questo è spostato più sulle intolleranze che piuttosto che sulle allergie. L'apparato respiratorio, è raro che ci siano sintomi respiratori isolati legati a un'allergia alimentare, in genere si associano ai sintomi cutanei, diciamo agli altri sintomi interessanti di altri apparati. Più raramente abbiamo interessamento di altri apparati tipo cardiocircolatorio e neurologico, che abbiamo visto in questi casi sono tutti spostati sulle intolleranze alimentari. Con un soggetto che arriva, che lamenta questo tipo di sintomi, quasi sicuro è un'intolleranza alimentare. E quindi appunto anche dell'apparato neurologico, vedo, addirittura, sì, certo, quindi ci possono essere delle gravi ripercussioni lì.
ci possono essere dei sintomi di tipo neurologico e anche qui bisogna chiaramente diagnosticare, perché qui sono sintomi molto comuni, per cui il paziente potrebbe avere l'impressione di correlare questi sintomi con qualche alimento che assume, ma non è detto che sia certo. La causa. Allora parliamo, adesso entriamo nello specifico, quali sono gli alimenti, insomma, praticamente che causano intolleranze e allergie? E gli alimenti che causano più frequenti, diciamo che il 90% in pratica delle allergie alimentari sono essenzialmente le proteine del latte, l'uovo, la soia, che nel nostro, diciamo, nella nostra dieta, nella nostra alimentazione magari non è molto comune, ma in altre popolazioni è un legume molto utilizzato, lo utilizzano sotto diverse forme. Poi la frutta a guscio, quindi nocciole, il primo i crostacei, immagino anche dal punto di vista dei crostacei. I crostacei, il pesce, che sono due categorie a parte, crostacei e pesce. Il frumento, la farina del frumento e le arachidi, che anche queste magari nella nostra realtà non sono, non è un'allergia comunissima, ma se andiamo per esempio negli Stati Uniti è al primo posto delle allergie da alimenti. Perché è più consumata a livello consumata, proprio è un alimento quotidiano quasi. Certo, non vedo il pomodoro. Allora, per quanto riguarda il discorso dei vegetali, non vede il pomodoro neanche la fragola. Infatti, lo stavo dicendo, come allora, mai? Sono molto enfatizzati, queste allergie al pomodoro e alla fragola non è che siano comunissime, sono molto, contrariamente a quanto si pensa, sono delle allergie molto più rare e in ogni caso quando ci sono dei sintomi molto contenuti, molto lievi, non danno mai, non sono reazioni molto importanti. Diciamo che il pomodoro quasi quasi è più importante, soprattutto nell'adulto, non tanto nel bambino, è più importante per il riguardo, per i riflessi del nichel, quello magari... Perché molti accusano anche dei problemi a livello, ecco, di causa vomito, insomma, ogni volta che si ingerisce qualche volta del pomodoro, quindi non capisco come mai, ecco, può succedere questo. Sì. Questo nella maggior parte dei casi, se poi andiamo a vedere, a fare i test allergologici, sia di primo o di secondo livello, le cose poi sono negative. Quindi questo significa che non è un'allergia vera, non è un'allergia vera. Nel capitolo delle intolleranze, una cosa che dobbiamo anche dire, spesso vengono utilizzate, questo termine di intolleranza è molto molto esteso, in modo molto esteso. Cioè dire, talvolta rientrano anche le cosiddette intolleranze psicologiche del paziente a un alimento, esistono. Questo non è a conoscenza, quindi è la nostra mente che le produce. Sì, esistono, cioè che un paziente che non sopporta un determinato alimento ha l'impressione di essere intollerante, allergico, addirittura pensa di esserlo. Quindi immagina, certo. Quindi alla fine, insomma, per escludere ogni possibilità di essere allergici o intolleranti, comunque bisogna fare dei test. Sì. Quindi ci sono dei test specifici. Sì. E quando c'è il sospetto, siccome abbiamo detto che la distinzione tra allergia e intolleranza diciamo non è facile clinicamente, prima cosa. Seconda cosa, c'è la percezione, mentre si calcola che l'allergia alimentare nel bambino, sotto il bambino piccolo, sotto fino a 3 anni, è intorno al 5%, quindi non è una percentuale anche discreta. Nella popolazione generale si calcola intorno al 4%, un po' più bassa. La percezione, se invece si valuta la percezione della popolazione nei confronti dell'allergia alimentare, è molto più alta. Secondo alcune statistiche addirittura il 20%, cioè dire una persona su 5 crede di essere allergico o intollerante a qualche alimento. Immagina praticamente, in ma realtà, sulla base di cosa? Alla fine, non questa è quindi importante. In questo caso quando ti trovi in questa situazione devi instaurare un protocollo di diagnosi, certo. Che ha delle linee anche, deve avere anche, non può essere discrezionale, perché se no è difficile
indirizzare il paziente e fare diagnosi in un mare magnum del genere. Esatto. Quindi se bisogna seguire un determinato protocollo, ci sono delle linee guida, ormai le varie società scientifiche hanno codificato le modalità di comportamento, che possono variare anche in base alla gravità, ci sono delle variabili in realtà per il medico, che sono soprattutto la gravità dei sintomi, se il bambino, se si tratta di un bambino o di un adulto, ma in linea di massima il protocollo, diciamo, guida è quello standard. Bene, allora lei prima aveva accennato a una cosa importante, cioè la conservazione degli alimenti, perché molti di noi magari, erroneamente, anzi forse sicuramente la maggior parte, non sa proprio come conservare gli alimenti, quindi magari ecco, noi non ci rendiamo conto, ma molto spesso mangiamo alimenti deteriorati praticamente. Può succedere. Può succedere, questo diciamo è fine capacità allergica dell'alimento non influisce, però influisce, come abbiamo detto, ai fini della conservazione, quindi ai fini della, quindi abbiamo citato il caso della sindrome sgomboide, che è proprio un corollario tipico, un classico caso, oppure l'assunzione per esempio di alimenti che hanno grossissime quantità di conservanti, e la sindrome del ristorante cinese, no? La sindrome del ristorante cinese è dovuta ad additivi contenuti negli alimenti. Una volta venivano incolpati i glutammati, essenzialmente, sì. Non sono solo quelli, sono anche altri, non è solo... Ultimamente c'è anche una guerra contro l'olio di palma, si sta sentendo molto. Sì, il discorso dell'olio di palma è stato molto gigantito. Il problema dell'olio di palma è legato al discorso degli acidi grassi insaturi che ci sono, ma dipende, la gran parte degli acidi grassi insaturi che abbiamo nell'organismo, in realtà l'organismo, cioè il cereale, li forma pure, quindi non sono tutti esogeni alimentari. E allora, il discorso che ci siano piccole quantità di olio di palma nell'alimento non è un effetto tossico, non è quello, è stato molto presentato male. In effetti ultimamente è stato presentato un allarme. Se uno mangia solo olio di palma è un altro discorso, ma non è che eliminando completamente l'olio di palma abbiamo risolto il problema, no, il problema è nell'alimentazione complessiva generale. Quelle piccole quantità di olio di palma inserite nel contesto generale non determinano niente, perché ripeto, quei componenti l'organismo in ogni caso ce li ha. Quindi li produce di per sé. Certo. Allora, abbiamo parlato anche di, a questo proposito, di malattie importanti come per esempio riguardo l'allergia, quelle al glutine. Sì. Che poi provoca, insomma, si sa, la classica malattia che adesso è in aumento, tra l'altro, la celiachia. Come mai? Cosa deve fare una persona? Perché molto spesso non ci si accorge di essere celiaci, quindi si arriva veramente a stare male. Ci sono dei sintomi ben precisi per cui a cui fare attenzione. Allora, la celiachia è un'intolleranza a una proteina contenuta nel grano, essenzialmente nel grano e in altri cereali, e quindi al glutine, alla glutine in particolare. Diciamo che non è un'allergia vera e propria, anche se rientra sempre nel capitolo delle reazioni immunitarie agli alimenti. Non riconosce un meccanismo IgE, cosiddetto IgE, quindi di immunità immediata, riconosce altri meccanismi, ma sono sempre immunologici. Sul fatto dell'aumento dell'incidenza o meno, sicuramente è aumentata la diagnosi, diciamo, che si fa, quindi c'è una maggiore, rispetto, non so, a qualche decennio fa, una maggiore attenzione rispetto a questo tipo di patologie. Probabilmente c'è anche, non solo questo, un aumento della sensibilità diagnostica, quindi un'attenzione maggiore da parte dei medici e della popolazione in generale, probabilmente c'è anche un aumento vero dell'incidenza, le due cose si sovrappongono. La percentuale dei soggetti celiaci, per dire l'entità del problema, secondo le varie statistiche in Italia è intorno a un soggetto su 200-250, il celiaco molti non lo sanno di essere. Esatto.
del perché aumenta, quindi c'è un patrimonio genetico innanzitutto, quindi ci sono dei soggetti che hanno, se si fa un apotipo, cioè dire il corredo genetico del soggetto, si vede che se c'è quel determinato tipo aplotipo del sistema HLA, che è un sistema di, diciamo, di mappatura genetica, se c'è quel soggetto può diventare celiaco. Ma può diventare a qualsiasi età? Può diventarlo a qualsiasi età. Se non c'è quel corredo genetico, non lo diventerà mai. Quindi è una di discussione, ma se ce l'ha può stare tranquillo, non è che deve stare in ansia, non è che si fa come esame che viene fatto sulla popolazione generale, no, assolutamente, questo è un esame che viene fatto per la conferma, diciamo, della diagnosi, poi diciamo nel soggetto quando c'è il sospetto, e si fa nei familiari per screenare quelli che potenzialmente potrebbero essere anche loro dei soggetti perché appunto per il fatto del fattore genetico, insomma, che è fondamentale. Insomma, la celiachia porta anche dei sintomi abbastanza importanti, anche gravi, insomma. Sì. Quali sono? Allora, i sintomi sono soprattutto, riguardano l'apparato, siccome determina una situazione di malassorbimento, quindi è un danno a livello della mucosa gastrointestinale, per cui questo danno è progressivo, quindi peggiora col tempo fino a che la mucosa diventa piatta, non riesce ad assorbire determinati nutrienti, non solo, quindi il grano, il frumento, ma non riesce ad assorbire neanche altre proteine, non riesce ad assorbire il ferro, per cui spesso uno dei primi sintomi è un'anemia che non si corregge pur dando ferro a questo soggetto, si supplementa e non si corregge. Nel bambino può essere un segno di un bambino che non cresce bene, che ha un deficit nutrizionale di crescita, magrolino, non cresce. Tra gli esami che facciamo sempre ci sono anche quelli dei test per la celiachia in questi casi. Ecco, quali sono questi esami specifici e come vengono sviluppati? Il protocollo è abbastanza chiaro, quindi diciamo che ci sono degli esami molto sensibili, che sono la ricerca degli anticorpi anti-indomisio e degli anticorpi transglutaminasi. Diciamo che la positività di questi anticorpi ad alto titolo ci dà una certezza quasi del 100%, anche se per fare la diagnosi bisogna fare ancora, le linee guida ci dicono questo, la biopsia intestinale. Viene fatta la biopsia, è una metodica abbastanza poco invasiva, ormai si fa in maniera rutinaria, in cui viene dimostrata l'atrofia della mucosa dei vini intestinali, quello è l'esame dirimente. Però già noi quando la facciamo già abbiamo un soggetto già selezionato con degli esami che sono molto indicativi. Cioè, il suo quadro praticamente è quello molto di un celiaco. Certo. Spostandoci, ecco, anzi restiamo sempre sulla celiachia. Qual è la dieta che insomma deve seguire un soggetto celiaco? Vabbè, ormai sappiamo che ci sono degli alimenti specifici per i celiaci, ovviamente, che non contengono grano, che non contengono proteine derivate dal grano, però hanno un costo ancora un po' purtroppo elevato. Quindi a cosa deve fare attenzione essenzialmente un soggetto celiaco? Ma ci sono ormai degli alimenti abbastanza, diciamo, già c'è una vasta gamma di alimenti disponibili, il costo spesse volte non è giustificato neanche perché le modalità di produzione sono uguali a quelle degli altri alimenti. L'unica cosa è fare attenzione sugli alimenti, chiamiamoli industriali, confezionati, non ci sono problemi. Sugli alimenti non industriali fare attenzione dove vengono fatti, quelli artigianali, che non ci siano possibilità di contaminazione anche di piccole quantità di farina di frumento, quindi devono essere fatti con le dovute accortezze del perché caso, molto spesso, ecco. Perché è difficile, diciamo, fare attenzione al discorso bisogna avere la catena di produzione, diciamo, separata. E qui entriamo in un discorso in effetti veramente vasto, perché
Molti si sono anche lamentati, pur leggendo l'etichetta di un prodotto specifico alimentare dove non contiene, che non dovrebbe contenere glutine, insomma, cioè la classica, insomma, etichetta col grano sbarrato. Tuttavia alcuni alimenti, alcuni biscotti, alcuni alimenti, insomma, contengono piccole tracce. Ora, queste piccole tracce possono dare problemi in qualche maniera? Nel caso della celiachia, sì. Allora, nel caso della celiachia, soffermando, per l'allergia è un altro discorso, diciamo, dipende da cosa, ma nella celiachia non ci devono essere neanche tracce, per cui attenzione alle etichette. Le etichette devono essere chiare per legge. Se ci sono delle etichette dubbie, vuol dire che quell'alimento non è consigliabile assumerlo, se non sono etichette dubbie. Devono essere chiare per legge e devono essere, non ci deve essere scritto piccole tracce. No, non contiene glutine e basta. Bene, quindi, perché insomma magari è meglio rivolgersi sempre a una determinata ditta, certo, in cui ci si trova certo, bene, proprio per evitare questo. Allora, molto spesso si scopre di averla in tarda età, quindi molto, molto in là con gli anni. Anche come mai si sviluppa così tardi? Perché molti abbiamo detto non sviluppa proprio perché, per varie motivazioni, ma può sviluppare perché ci sono delle componenti genetiche, quindi il soggetto è destinato a essere un celiaco, un intollerante, un allergico, oppure se ci sono delle cause per cui si sviluppa? No, delle cause individuabili ancora su questo non si sa, perché si sviluppa la celiachia, uno i sintomi, li sviluppa da piccolo oppure più grande. Potrebbero intervenire delle concause che possono essere per esempio anche dei fattori di tipo delle infezioni virali, delle gastroenteriti, che possono svelare, diciamo, la situazione clinica, che però era latente, magari non aveva dato sintomi, ma il soggetto il danno ce l'aveva. Siccome il danno intestinale può essere non uniforme, può essere per esempio, ci sono delle forme di cosiddetta, si chiama celiachia latente, per dire che quel soggetto è celiaco, c'è anche il danno intestinale, però non interessa diffusamente tutto l'intestino. Quindi se si farebbe facendo la biopsia, guardando, poi si vede le zone di prelevando la mucosa nelle zone dove si vede che sono appiattite, poi si vede l'esame istologico e dirimente. Però quel soggetto ancora non ha sintomi, non ha sintomi, li potrebbe avere, potrebbe svilupparli nella vita. Ah. Quindi praticamente un soggetto intollerante che lamenta, insomma, della diarrea frequente, dei mal di pancia attribuiti evidentemente a un determinato alimento, questo soggetto può sviluppare poi un'allergia più importante o resta comunque un intollerante a quel determinato alimento? No, può svilupparla. Se diciamo nella celiachia ci sono i test, fai i test, quindi non confondiamo le due cose. Fai test, se hai test di anticorpi viene un soggetto in cui sospetto che possa essere celiaco. Si fanno i test, sono tutti e due negativi, i due principali, perché ci sono anche quelli antiglutini che possono avere, hanno un ruolo minoritario, diciamo, nella diagnostica, soprattutto possono essere importanti nei bambini. Diciamo più piccole cose, nel soggetto dopo i due anni bastano anticorpi anti-endomisio e anti-transglutaminasi. Se sono entrambi negativi, quel soggetto non è celiaco al momento. Okay? Non è, benissimo, al momento, ecco, è importante specificarlo. Quello non è celiaco, quindi le cause dei suoi sintomi possono essere, può esserci anche una situazione di allergia. Oppure può essere un'intolleranza, oppure ci sono le altre cause, la sindrome del intestino irritabile, può essere una colonizzazione batteriata, ci vuole una valutazione gastroenterologica. Perché, quindi anche il colon irritabile può dare questi, sì, certo, diciamo, perché, può essere simile come... Certo, sicuramente, perché noi quando, soprattutto quando andiamo sul fronte dei sintomi gastrointestinali, che sono quelli più frequenti, lamentati e che poi dal paziente, e che poi non l'iter diagnostico non ci porta a fare diagnosi di allergia. Allora noi qui bisogna prima fare una valutazione gastroenterologica. C'è una sindrome del colon irritabile che può avere questi sintomi, gonfiore, quindi si può benissimo dolore addominale.
C'è una sindrome cosiddetta da colonizzazione batterica alta, è un'altra situazione in cui ci sono dei batteri in alta quantità in zone dell'intestino, intestino alto, in cui non ci dovrebbero essere per motivi vari, per situazioni di alimentazione sbagliata, cos'è, oppure qualche gastroenterite che c'è stata non curata, non perfettamente, quindi questo sì, persistono questi sintomi, sinerie, ma non solo dovuti a intolleranze, a problemi di alimentazione. E quindi bisogna escludere prima, possono essere problemi, non so, di altri apparati, la colicistica, colosi colicistica, può dare sintomi, certo. Quindi una valutazione gastroenterologica per escludere queste cause. Poi se uno sospetta per esempio che è un problema di intolleranza al lattosio, per l'intolleranza, ecco. Quello c'è il test. Ecco, okay. Parliamo di questo, allora, in effetti. Perché per le intolleranze in genere stiamo riassumendo in genere un fatto di esclusione. Quindi escludo l'allergia, prima cosa, e poi diciamo con i si vari... Si approfondiscono le altre. Escludo le cause gastrointestinali, se i sintomi sono gastrointestinali, a quel punto sicuramente un'intolleranza. Dice, ma è una diagnosi di esclusione? Sì, nella maggior parte dei casi mi basta chiudere l'iter là, certo. E cercare di escludere, diciamo, anche perché... In questo caso i sintomi sono per lo più spesso legati alla quantità, non è come l'allergia vera che anche piccole quantità la può scatenare la reazione. Nelle intolleranze spesso è la quantità dell'alimento, quindi piccole quantità nelle intolleranze potrebbero essere tollerate. Dipende da quanto si assume. Esatto, classico tipico è proprio il lattosio. Ci sono i soggetti, la maggior parte dei soggetti intolleranti al lattosio non è intollerante completamente al 100% al lattosio. Piccole quantità magari le tollera, aumenta un pochino oltre la quantità e non lo tollera. Cosa succede nell'organismo proprio in queste intolleranze? In questo caso, siccome il lattosio è uno zucchero composto da due parti, glucosio e galattosio, praticamente il lattosio viene, non viene scisso dalla quindi dalla lattasi, che è l'enzima che manca, che si deteriora col tempo, rimane nell'intestino e crea per osmosi questi dolori, questi fastidi, tutti questi fastidi, quindi viene poi idrolizzato dai batteri che ci sono a livello intestinale. In questo caso si fa il test, il Bret test si chiama al lattosio, viene fatto assumere al paziente una certa quantità di lattosio e poi viene respirata, viene dosata nell'aria espirata la quantità di determinati metaboliti del lattosio, cioè se questi superano una certa quantità vuol dire che questo lattosio non è stato digerito dall'intestino, dall'organismo, era presente nell'intestino, è stato digerito poi dai batteri, quindi praticamente c'è un problema di intolleranza digestiva al lattosio. Quindi, ma non possono provocare insomma dei sintomi gravi, come no, a livello insomma si può stare male così a no. livello. Ci sono delle medicine che si possono prendere, ci si può intervenire con questi disturbi al momento? No, sulle allergie non ci sono dei farmaci specifici né per le allergie né per l'intolleranza, è l'esclusione dell'alimento. Quindi per le allergie sicuramente l'esclusione completa dell'alimento interessato, per le intolleranze può essere anche la riduzione, come dicevamo prima, delle quantità, col tempo certe volte le intolleranze possono anche avere dei lievi miglioramenti. Per quanto riguarda le allergie, poi un altro discorso a parte è legato al discorso che alcuni alimenti abbiamo detto che possono essere sì. termolabili sì. e gasolabili, sì. Sì, sì. Per cui può succedere che, classico esempio, è l'allergia alla pesca. Infatti stavo guardando proprio qui. L'allergia alla pesca, non tutti gli allergici alla pesca sono uguali. Ci sono chi è allergico alla profilina, che è una proteina comune, per lo più presente nella buccia. Sì, perché c'è quella peluria, forse quella è la causa. È una proteina che è presente anche nelle foglie, del polline, è una proteina di difesa, chiamiamola così. Questa proteina, se la pesca praticamente, se il soggetto è allergico con i test solo alla profilina, ma non è sensibile a un'altra proteina più grave che è l'LTP,
questo non avrà mai sintomi gravi. Questo non devo controindicare, al massimo devo dire magari sbucciola per bene, ma al massimo avrai una sindrome orale allergica, non avrai mai problematiche importanti. Diciamo. Se invece è allergico all'LTP, che è un'altra proteina, quello può avere dei sintomi anche gravi. Chiaramente in quel caso quello non deve assumere l'alimento neanche sbucciato, neanche cotto. Quindi, ma all'interno il nocciolo, cioè il famoso nocciolo, che si dice che possa essere anche questo causa. Sì, più raramente. Una volta si diceva che c'era questa sostanza gelatinosa che provocava. No, non è quello. Non c'entra. L'allergia, quello non c'entra. L'allergene per lo più è contenuto proprio nella parte esterna del frutto. Per quanto riguarda, restiamo sempre nella sezione dei frutti. Quale altro frutto, insomma, può determinare un'allergia importante? Un altro su cui bisogna fare attenzione come frutti, vabbè, la frutta secca classica. La frutta secca, la nocciola in particolare, anche perché viene molto utilizzata nei prodotti dolciari, no? Quindi è molto comune, diciamo, nel nostro paese è più comune dell'arachide, come abbiamo detto. Anche qui sulla nocciola, in caso di allergia alla nocciola, bisogna, anche qui c'è questa dicotomia, ci sono alcuni allergici alla nocciola che piccole quantità li potrebbero tollerare senza problemi. C'è sempre il discorso, sono demonizzati totalmente. No, ci sono altri che sono sempre sensibili a quella famosa LTP anche per la nocciola. Ci sono dei test che lo evidenziano, che possono distinguere queste due popolazioni di allergici. Il test con l'LTP, soprattutto per la nocciola, può dare anche dei casi di shock, dei casi gravi, un soggetto che è allergico, quella categoria particolare. Certo, come soggetto. Allergia, non come intolleranza. Quindi diciamo essenzialmente questo, dobbiamo distinguere come frutti, diciamo, i più fondamentali sono questi, diciamo, gli altri è raro che diano delle situazioni molto eclatanti, certo. Sintomi importanti. Anche per quanto riguarda i pesci, abbiamo detto, insomma, i crostacei, tutti i pesci che hanno comunque la crosta, ecco, appunto. Sì, sono crostacei e pesci sono due allergie diverse. Ecco, specifichiamo questo. Sono due cose diverse, quindi non bisogna inserirli in un unico calderone, uno può essere allergico al pesce e non essere allergico ai crostacei e viceversa. Diciamo che nel bambino è più frequente l'allergia al pesce. Nell'adulto è più frequente quella ai crostacei, in termini di, diciamo. Come allergia al pesce nel bambino durante lo svezzamento, che insomma si introduce ovviamente nell'omogeneità, ma quando è importante, se è importante introdurre il pesce fresco, perché ultimamente insomma si sa nemmeno se è fresco, tra virgolette, quindi forse è più importante o è consigliabile un vasetto, un omogeneizzato, ecco. No, ai fini dell'allergia non c'è differenza tra omogenizzato e pesce fresco. Quello è ai fini della sicurezza alimentare. Quindi bisogna capire se un pesce fresco, ma la maggior parte degli anni, almeno nel bambino più piccolo, all'inizio del divezzamento, consigliano sempre di utilizzare l'omogenizzato. Non perché sia migliore dal punto di vista nutrizionale o per altro, ma solo per una questione di sicurezza alimentare. Man mano che il bambino diventa più grande, possiamo cominciare a utilizzare anche il pesce fresco. Ma questa è una misura di cautela che non riguarda solo il pesce, riguarda anche la carne, riguarda altre cose. E allora uno può dire, ma perché se fa male a piccolino, fa male anche a quello di 2 anni? Non è proprio così l'equazione, nel senso che la probabilità, se c'è un prodotto tossico, potenzialmente tossico, tipo prendiamo un pesce che ha tracce di mercurio o altro, sappiamo che alcuni pesci che vanno a catturare, diciamo, sostanze tossiche presenti nei nostri mari, purtroppo non più puliti come una volta, la quantità di sostanza tossica, se io la do a un bambino che pesa 10 kg, è un conto, se la do a uno che pesa 20 è un altro, quindi è intuitivo. Quindi la diluizione di questa sostanza tossica in un organismo più adulto, più grande, cioè a livello di assorbimento, che è più grande,
che ha dei meccanismi metabolici più efficienti, diciamo, rispetto al bambino piccolo, rimane sempre che c'è il fatto tossico, ma dà meno effetti, meno problemi. Certo, esatto. Quindi questo è importante ovviamente a chi si dà, a quale tipo di bambino, a quale età. Diciamo, senza nell'alimentazione di oggi non bisogna avere delle remore sui prodotti confezionati bambino piccolo, dare sempre dei prodotti più sicuri, più... Quindi a proposito, ecco, di sicurezza del pesce, molti si stanno rivalutando il pesce surgelato, congelato, quindi quello già che si può trovare già congelato. Ecco, come ci si deve regolare in questo senso? È equiparato a quello fresco oppure magari si dovrebbe fare attenzione anche in questo? Dal punto di vista nutrizionale sicuramente è come il pesce fresco, dal punto di vista organolettico, di sapore, è chiaro che non lo è idrogenizzato, non lo è come tutti gli alimenti trattati, quindi anche surgelato, quindi il pesce, diciamo, che viene trattato sicuramente dal punto di vista organolettico ne perde, dal punto di vista nutrizionale invece abbiamo detto è uguale, dal punto di vista allergico non cambia niente. È chiaro che il surgelato rispetto al pesce fresco dovrebbe dare qualche garanzia in più. In genere sono dei pesci che vengono surgelati già a mare, nelle catene di produzione che vengono già sui grossi pescherecci, quindi sul luogo, non viene portato sulla riva, mantenuto in situazioni non sappiamo come. Certo. Quindi da questo punto di vista della sicurezza della contaminazione sicuramente ha qualche garanzia in più. Questa è una mia curiosità, perché si dice molto spesso che il pesce fresco vada comprato e poi comunque congelato, quindi abbattuto. È vero, è importante questo come ai fini nutrizionali o di sicurezza? No, ovviamente dal punto di vista nutrizionale non c'entra. Quello, l'abbattimento che fanno ormai il casalingo, non lo, perché l'abbattimento si dovrebbe fare non col frigorifero, col congelatore di casa, con un determinato, però dice basta congelare, sì, per determinati orari, certo. Quindi ormai i ristoranti di un certo, diciamo, che badano, che fanno attenzione a questa sicurezza alimentare, sicuramente lo fanno standard, cioè dire quello ci dà la possibilità di abbattere, ma non è ai fini di rendere il pesce più diciamo più trattabile, vengono abbattuti eventuali contaminanti, sì, certo. Che ci possono essere, ci sono dei batteri che prendono anche i pesci, no? Chiaramente ci sono delle sostanze, oltre che dei batteri anche altri parassiti che sono responsabili di intossicazioni alimentari, sono responsabili, c'è l'anisakis, per esempio, che è responsabile di un'allergia, cioè che uno imputa allergia al pesce, ma in realtà non è allergia alla carne del pesce. C'è un batterio responsabile. È un microvermetto, un parassita, che parassita alcuni tipi di pesce. Per cui il paziente dice, ma io ho mangiato il merluzzo, ho mangiato la spatola, e mi ha fatto male, però in un'altra circostanza anche reazioni importanti, orticaria, importante cose. Poi sta spatola io la mangio in altre circostanze e non ho mai avuto niente, allora a quel punto hai già la prova che un'allergia al pesce non è. Allora, quindi può succedere con i mitili pure, perché si fa un gran parlare di cozze, di vongole, ecco, sì, questi. In quel caso, se uno capita che in una circostanza ce li ha e in un'altra non ce li ha, non è le proteine sono sempre uguali delle cose. Lì ci sono altri fattori che variano, o è un'intolleranza, perché quello aveva assunto ci sono dei contaminanti, diciamo, di tipo anche chimico, ok? Certo. O dei batteri, oppure nel caso del pesce, non delle crostacee, può essere questo anisakis, in quel caso è un'allergia al coso, ci sono i testi che la differenziano. Oppure non abbiamo mangiato semplicemente del pesce fresco. Esatto. Allora, siamo quasi in conclusione, ma io prima volevo chiederle un'ultima cosa. Ci sono delle potenziali reazioni a determinate creme, a determinati saponi che noi usiamo magari quotidianamente, reazioni, parlo ovviamente cutanee, determinati componenti più che altro, ecco.
Però questo con l'allergia alimentare non no, c'è. No, 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 parliamo soltanto di... Quelli, vabbè, certo, ci sono delle reazioni legate a determinati componenti che alcune prodotti cosmetici possono avere, soprattutto per esempio sono infatti chi ha delle pelli particolarmente sensibili bada bene che ci sia nickel free, per esempio, che non ci sia nickel oppure parabeni, cioè sono delle nickel è un contaminante, ma i parabeni di solito li mettevano per prodotti di conservazione di questi prodotti cosmetici, che però in qualche caso possono creare in determinati tipi di pelle dei fenomeni di, in genere sono delle dermatiti non allergiche, ma dermatiti da contatto. Okay. Che è diversa. È diverso, esatto. Quindi da contatto vuol dire che noi entriamo in contatto con un determinato. In qualche caso, tipo il nickel, quella può essere anche una dermatite da contatto allergica. Quindi diciamo nel nickel è allergica, il parabene può essere pure allergica, ma può essere anche una dermatite irritativa da altre sostanze. Allora, questo potrebbe darci lo spunto anche per un eventuale altro discorso, ovviamente, certo, che potremmo affrontare. Torniamo alle nostre allergie e intolleranze. Vediamo se abbiamo magari qualche altra slide che possiamo proporre. Ecco, i sintomi sospetti di intolleranza. I sintomi sospetti di intolleranza sono quelli che abbiamo visto, quindi facciamo riepiloghiamo un po' riepiloghiamo quando pensiamo in questa slide. C'è questa freccia che ci dice sopra abbiamo dice, molto soggettivo di intolleranza, sono i sintomi che riguardano per esempio l'apparato gastroenterico, quindi il gonfiore, la diarrea, l'espepsia, dolore addominale, vomito, quando questi è sbilanciata diciamo la bilancia va verso l'intolleranza. Se invece man mano che ci spostiamo la pelle, l'apparato respiratorio, l'apparato ci spostiamo praticamente diciamo su sintomi che sono difficilmente attribuibili a un'intolleranza, praticamente sono poco probabili, quindi noi dobbiamo sempre dare attenzione a quello che ci dice il paziente, ma già sappiamo in una scaletta, in una determinata piramide, che la probabilità è maggiore con i sintomi gastrointestinali, i sintomi cutanei, un po' meno ancora con i sintomi respiratori, quasi nulla con i sintomi dell'apparato cardiocircolatorio e neurologico. Poi l'ultimo, per forse come informazione sulle allergie, sulla diagnostica, forse il messaggio. Sì, ecco, questo è importante in effetti. Importante. Sì, 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 sì. Perché qui c'è tutto un fiorire di questi test cosiddetti alternativi per la diagnostica. Questo fiorire di test alternativi, sicuramente nessuno di questi test è validato. Quindi diciamo ai fini di importanza e della scientificità di queste teste sono pari alle procedure che utilizzava uno sciamano delle tribù indiane di alcuni secoli fa o qualche fatto che sono più o meno sullo stesso livello di probabilità di azzeccare o meno. Bene. Però sono molto diffusi perché ci si pone. Sono diffusi perché vengono veicolati da messaggi pubblicitari, perché si trovano su internet, quindi su messaggi su riviste non scientifiche, rotocalchi, su internet uno li trova. Come possiamo fare ad orientarci? Perché molto spesso per documentarci purtroppo ci rivolgiamo ad internet. Questi test, rivolgersi sempre alla persona qualificata, allo specialista allergologo. Lo specialista allergologo serio non propone un test del genere, propone la diagnostica che va secondo linee guida, come dicevamo, quindi test di primo livello che sono le prove cutanee, le classiche prove allergiche cutanee, anche per le allergie alimentari il protocollo è questo. Secondo livello sono gli esami che ricercano le allergie specifiche per gli alimenti, per cui si fanno con un normale rilievo, sono diffuse, si fanno in tutti i laboratori. Ci sono dei test di terzo livello che si fanno sempre su prelievo, non sono disponibili in tutti i laboratori, servono solo in pochi casi, diciamo che nel 90% dei casi il discorso dell'allergia si chiude la diagnostica con i test di primo e secondo livello. Poi i test successivi servono in alcuni casi, abbiamo detto che io trovo un'allergia alla pelle,
pesca, voglio capire, o vado alla nocciola, a quale delle due categorie appartiene. Questo con i test cutanei probabilmente non riesco a farlo, posso capirlo con la profilina, però non mi dà la sicurezza del 100%. Io, siccome quello può avere una reazione anche grave, abbiamo detto, devo sapere avere la sicurezza del 100%. Quindi in quel caso ci può essere d'aiuto uno di questi test che sono ormai alla guardia dell'ecologia moderna, questi test che non dosano più la proteina di quella, ma dosano la molecola, vanno a trovare diciamo, gli anticorpi per quella molecola specifica. Quindi sono già avanzati, l'ecologia del futuro è questa, diciamo, la cosiddetta diagnostica molecolare. Quindi sono dei test e poi la più affidabile e molto più affidabile, solo le test costosi si fanno in realtà, certo, a parte da quelli che uno abbiamo detto che nel 90% la risolviamo già senza arrivare, certo, però può darsi che sia. L'altro test è il test di propagazione orale, cioè di riassunzione dell'alimento, che sarebbe il gold standard, cioè quello che chiude il cerchio. In realtà non è sempre necessario, mi spiego. E in alcuni, ci sono alcuni casi in cui è necessario, alcuni no? Sì, ci sono alcuni casi, per esempio, un bambino allergico al latte, a un certo punto io sono un bambino allergico al latte, io so che la prognosi dell'allergia al latte, del uovo, del bambino piccolo, una prognosi sostanzialmente buona, che si riduce col tempo, nella maggior parte dei casi si arriva pure, diciamo, la prognosi rispetto all'allergia dell'adulto, l'allergia alimentare del bambino ha una prognosi migliore. Ok, questo è una cosa assai importante. E questo discorso qua io a un certo punto devo capire quando sto bambino può assumere latte, cioè se assume la tolleranza naturale, diciamo, quindi devo vederlo. Non mi bastano solo i test e gli esami sul sangue. Devo vederlo anche col test di propagazione orale, che si va con piccolissima quantità, naturalmente si va a studiare in un altro tempo. E a un certo punto il bambino grandicello non ha mai avuto sintomi, non ha più sintomi, non assume però quella linea del latte, quindi non so se i sintomi non li ha perché non assume la proteina. Quindi devo fare delle prove con piccole quantità, aumentando gradualmente la quantità, se arrivo ad avere, che so, che mi tollera una certa quantità di minima di latte, 100 grammi, 150, quindi quel bambino già lo posso instradare a fargli assumere le piccole quantità e assumere questo discorso. Quindi questo potrebbe essere che durante il corso dello sviluppo, abbiamo detto, potrebbe anche migliorare questa... Certo, migliorare sul latte e sull'uovo. Oggi non aspettiamo neanche molti anni, perché oggi su questi alimenti, siccome sono alimenti molto, molto importanti nella alimentazione, diciamo, normale, è possibile, sono state sviluppate delle metodiche di desensibilizzazione. Non si manda su tutti gli alimenti, ma latte e uovo sono ormai standardizzati. Quindi quando il bambino ci arriva intorno ai 3 anni, 4 anni, può darsi pure che l'evoluzione è ancora non tollera nel latte oppure non tollera nel latte o per esempio. Può darsi pure che questo avrà un'evoluzione spontanea a 8-10 anni, però io non aspetto più quella, non lo so neanche se arriverà ad avere la tolleranza naturale spontanea. Ho la possibilità, se ti confermo che ancora ha questa allergia, di fare la desensibilizzazione, è una specie di... come quello funziona come quello del vaccino antiallergico, solo che si fa in ambiente... Quindi è un po' un test preventivo può essere. E si fa con piccole, sono gocce di latte per esempio, piccole quantità che vengono aumentate gradualmente nei giorni successivi fino a che si dà la possibilità all'organismo di sviluppare quelle misure di difesa nei confronti dell'allergia e quindi a tollerare, se non completamente, almeno quantomeno in parte l'alimento. Bene, siamo arrivati alla fine anche per oggi. Io ringrazio il dottor Antonio Gunnari, spero di averla di nuovo qua in studio con me.
e vi do appuntamento con un'altra puntata di Progetto Salute. E ancora scusate, oggi purtroppo non sto molto bene. Arrivederci. Grazie e buona serata. Speriamo di essere stati chiari e esaustivi almeno, diciamo, nell'esposizione, di aver chiarito almeno alcuni dubbi, di aver portato una certa utilità all'utenza della popolazione, che questo è l'obiettivo. Certo. Grazie e buona serata. Arrivederci.